Salve a tutti e bentrovati nel mio canale. Oggi parliamo di un farmaco anabolizzante, il Wistrol, lo stanazzololo, conosciuto anche come stanazzolo. Gli ormoni anabolizzanti vengono utilizzati in ambiente sportivo, ma un tempo, tanti anni fa, si trovavano anche negli armadietti degli ospedali. Ma per quale motivo? Perché tutti questi farmaci sono nati per sopperire a delle carenze del nostro organismo, specialmente nei casi di deperimento organico, nei pazienti ad esempio affetti da insufficienza renale, oggigiorno sottoposti a dialisi e stimolati con l'eritropoietina per produrre chiaramente globuli rossi e sangue che viene a mancare nel paziente dializzato poiché il rene non produce più l'eritropoietina, un tempo si utilizzavano questi farmaci. Oggigiorno ce n'è meno bisogno, però sono ancora presenti, si utilizzano nel mondo sportivo, tuttora hanno una finalità anche terapeutica, ci mancherebbe, quindi è bene conoscerli, sapere i loro effetti e effetti collaterali. Abbiamo ormai sul web di tutto, insomma, quindi non è certo un mio video che può aggiungere conoscenza a ciò che già non sapete, però è bene un attimino soffermarsi. Questa molecola nasce nel 1959, diventa famosa nel 1980, quando Ben Johnson vinse le Olimpiadi battendo Carl Lewis, ma risultò poi positivo a questa molecola, che tra l'altro dovrebbe avere una delle sue qualità, quella di essere difficilmente individuabile nelle urine. È un derivato del DHT, diidrotestosterone. Non nascondo che il DHT è un nemico dell'urologo, nel senso che il testosterone viene convertito in DHT. E il DHT ha come target uno degli organi principali, appunto la prostata, creando spesso un ingrossamento e forse in alcuni casi anche una stimolazione in senso neoplastico. Ci sono degli enzimi, le 5-alfa riduttasi, che trasformano il testosterone in DHT. Tant'è vero che noi urologi utilizziamo alcune volte dei farmaci che bloccano l'attività di questi enzimi, cioè impediamo al testosterone di diventare DHT. Capiamo subito come appunto il Wistrol, essendo invece un derivato del DHT, sia bene non utilizzarlo nell'uomo affetto da ipertrofia prostatica o patologie della prostata. Ha un'azione anabolizzante circa 3 volte maggiore del testosterone, con uno scarso potere androgeno e una scarsa affinità per i recettori, ma il suo segnale viene molto amplificato, per cui spesso vi è questa attività chiaramente anabolica e anche un'attività della lipolisi, per cui talvolta viene utilizzato anche in cosiddette fasi di asciugatura, cioè di definizione. Chiaramente il DHT rende il soggetto che assume il Wistrol, questo derivato del DHT, più euforico, più forte, perché ha anche un'azione chiaramente cerebrale di tipo stimolatorio, quindi ecco, magari attenzione a soggetti già predisposti all'aggressività. Questo sia ben chiaro. Tra le sue caratteristiche principali, che ho il dovere di ricordare, il blocco delle quelle proteine, le sex human globulin protein, cioè sono queste proteine che trattengono il testosterone. Il nostro testosterone, come anche gli ormoni sessuali, ma essenzialmente l'uomo il testosterone, esiste in una forma totale e in una forma libera. Queste proteine, le SHBG, trattengono il testosterone, rendendolo quindi poco disponibile, e solamente la parte libera è quella libera di agire, di fare il suo effetto, ed è quindi intuitivo che più il testosterone è legato a queste proteine, meno azione avrà. Il Wistrol ha questa capacità di liberare il testosterone libero, cioè di bloccare queste proteine, impedire che trattengano il testosterone. E quindi la sua azione principale è questa e amplifica chiaramente se insieme al Wistrol si utilizzano molecole di testosterone. Blocca anche i recettori per il cortisolo. Questo può essere visto magari come un qualcosa di utile, ma in effetti non lo è perché il cortisolo è anche molto importante per le nostre articolazioni, quindi talvolta l'uso del Wistrol, specialmente in dosi massive, causa nella persona che lo utilizza forti dolori di tipo articolare. È un 17 alfa alchilato, quindi lo possiamo utilizzare per via orale, anche se chiaramente risulta essere epatotossico, quindi si sconsigliano cicli terapeutici superiori alle 6 settimane, con dosaggi che vanno dai 25 ai 50 mg. La classica domanda per ogni anabolizzante è se aromatizza oppure no, cioè se viene trasformato in estrogeno. Effettivamente il Wistrol ha una scarsa aromatizzazione, subisce una scarsa aromatizzazione, per cui viene scarsamente convertito in estrogeno
estrogeni che ricordiamo hanno anche una funzione nell'uomo, specialmente per l'utilizzo del glucosio e a livello articolare. Per cui non diciamo aromatizzando e creando quindi trasformandosi in piccola quantità in estrogeno, non serve spesso utilizzare insieme al suo utilizzo i classici antiestrogeni di cui parleremo in successivi video. Chiaramente l'obiettivo di questo video non è stimolare la persona all'utilizzo dei farmaci, essendo poi un medico, insomma, sarebbe veramente un controsenso, però è giusto conoscerli, conoscere gli effetti collaterali. Quindi ricordo il Wistrol molto poco indicato nell'uomo affetto da ipertrofia prostatica o da patologia della prostata, per cui lo sportivo che abbia intenzione, malgrado l'illegalità, di utilizzare la molecola, è bene che si interfacci con uno specialista, anche urologo e andrologo di riferimento, per valutare la possibilità dell'utilizzo. Ripeto, il segnale è non usiamo farmaci, lo sport è per il benessere e quindi dovrebbe essere scevro da qualsiasi aiuto, ma è anche giusto conoscere e sapere ciò che eventualmente stiamo utilizzando o che qualche nostro amico sta utilizzando. Con questo vi saluto, faremo altri video dedicati a questi ormoni, a questi farmaci, dal testosterone e ai suoi derivati, anche gli antiestrogeni e quant'altro, per così condividere insieme le nostre esperienze. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.